Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Vi racconto una storia che non è una storia, è un qualcosa di già visto, ritrito, trito e ritrito. La rabbia rancorosa verso Matteo Salvini. Perché Matteo Salvini? Perché è il leader del centrodestra, è a capo del partito più grande italiano. Ha un seguito enorme sui social, monopolizza l'opinione pubblica, non c'è giornale, non c'è telegiornale che non parli di Matteo Salvini. Quindi che piaccia o non piaccia, è il politico più in vista in Italia, ma da diverso tempo. E il suo partito è in testa a quella che è la classifica del gradimento degli italiani da moltissimo, moltissimo tempo. Ma gli ambienti di sinistra non gradiscono e non hanno gradito le manifestazioni di piazza del centrodestra. Erano così felici che non c'era contrapposizione. Il governo con le dirette Facebook, le dirette alla nazione che pontificava dietro uno schermo e gli italiani chiusi in casa. E la sinistra era tranquilla, felice, tutti chiusi in casa, nessuno può manifestare. Anche perché voi sapete che la sinistra non manifesta, non va in piazza, non fa comizi, per il semplice motivo che si è completamente allontanata dalla realtà del paese, vive chiusa nei palazzi. Gli operai, quelli di una volta che votavano Partito Comunista e inneggiavano ai sindacati, adesso quegli operai votano Lega di Matteo Salvini. Quindi la destra, l'unica che fa la destra, centrodestra, che fa piazze, che fa comizi. Dall'altra parte non li fanno perché un giorno Zingaretti l'ha detto chiaramente in un'intervista. Dice: ma noi che cosa andiamo a raccontare nelle piazze? Che cosa abbiamo fatto da essere orgogliosi, da raccontare? Da lì a pochi giorni subito si era adoperato per far passare, con l'inizio del governo Conte 2, lo Ius Soli, lo Ius Culture, lo Ius qualcosa, no? Per poter andare in piazza a rivendicare un qualcosa che il suo elettorato apprezza, secondo lui. Io non credo che l'elettorato di centrosinistra sia pro migrazione clandestina, una piccola parte, ma la maggior parte dell'elettorato di centrosinistra la pensa esattamente come Salvini. Sull'immigrazione sta di fatto che nei sondaggi, proprio durante i famosi casi di Ciotti, Gregoretti, il governo Conte 1, gli italiani all'89% erano per i porti chiusi, 89%. Poi c'era una percentuale che era per i porti aperti e qualcuno che non rispondeva, quindi meno del 10% degli italiani è per i porti aperti. Ma quello succede in tutto il mondo, sempre ci sono delle persone che la pensano diversamente dalla maggioranza. Quindi 89% a favore di Salvini, e vedete che in quell'89% c'è dentro praticamente quasi tutti i partiti. E quindi quella cosa del centro-sinistra di pensare che parlare a favore dell'immigrazione clandestina sia un plus per racimolare voti, secondo me, si sbagliano. Quindi anche gli elettori di centro-sinistra preferirebbero un PD che sia giusto in uno Stato, si entra coi documenti, a meno che tu non sia veramente un richiedente asilo per motivi di persecuzione politica o per altri tipi di persecuzione, scappi da una guerra, quello è un altro conto. Quello nessuno ha mai detto nulla su un reale richiedente asilo, che si contano in piccolissime percentuali su una nave di quelle delle ONG o in autonomia che arriva in Italia. E così arriviamo alle manifestazioni di Roma. Gli italiani possono uscire, gli italiani vanno a riunirsi con Salvini, Meloni e Tajani. L'affluenza è più del dovuto. Ci sono dei problemi a Roma perché c'è troppa gente in questa manifestazione. Gli organizzatori, i politici che l'hanno organizzata, hanno cercato di far mantenere le distanze di sicurezza, ma non puoi controllare migliaia di persone. Nessuno lo può fare, neanche l'esercito, per esempio. E quindi ci sono stati realmente degli assembramenti non voluti dall'elettorato
ma ci sono stati lo stesso, si sono formati in alcuni casi, ma la maggior parte, la stragrande maggior parte aveva mascherine e stava a più di 1 metro di distanza. Naturalmente, se voi fate una foto così, ad altezza d'uomo, migliaia di persone sembrano una attaccata all'altra, ovviamente. E poi i commenti, perché Matteo Salvini si è tolto la mascherina. Si è tolto la mascherina e quindi è un pericolo per il Senato. Anche Conte oggi ha parlato senza la mascherina. Quando sei coi giornalisti, stai a distanza di 2 metri, parli senza la mascherina. Non vedo dove sia il problema, o perlomeno il problema non c'è, ma c'è in quanto Salvini è il leader del centrodestra. Come dicevamo prima, l'odio rabbioso e rancoroso, come parliamo di questo signore che si chiama Veronesi, un regista, che addirittura dice che Salvini è pericoloso e lui lascia Roma, no? Sapete come il re che abdica, il re che scappa all'estero. Questo regista vuole lasciare Roma perché Salvini è un uomo pericoloso. Pericoloso in che senso? No? Dove è pericoloso Matteo Salvini? Parliamoci chiaro, non raccontiamoci la storia di Babbo Natale. In che cosa Matteo Salvini sarebbe pericoloso? Ricordiamo a Veronesi, ricordiamo a tanti uomini di centro-sinistra che sono rabbiosi contro la destra. Ricordatevi che la manifestazione è sintomo di democrazia. Dove c'è una dittatura non ci può essere manifestazione, si manifesta in una democrazia, ovviamente non fa piacere a quelli che sono al governo, però qui abbiamo una parte politica che pensa da sempre di essere superiore a tutti gli altri, a tutti quelli che la pensano in maniera diversa. E ultimamente si sono accorti che chi la pensa diversamente dalla sinistra è la maggioranza in Italia e questo non lo possono accettare. E guardate le inchieste, una parte della magistratura, i politici rabbiosi, i giornali compiacenti. Ieri, durante la manifestazione del 2 di giugno, alcuni giornali, come il Corriere della Sera, puntavano Salvini senza mascherine, gli assembramenti, la folla, tutto così, uno spasmodico tentativo di discreditare a tutti i costi una piazza che sanno perfettamente che si riunisce perché le cose non vanno bene. Le cose non vanno bene. E quindi arriva questo signore che dice la destra è un focolaio della malattia, ma nessuno di quell'area politica ha detto nulla quando la sinistra è scesa in piazza il 25 aprile per manifestare la liberazione. Nessuno ha detto niente, nessuno. E nessuno ha detto niente sugli insulti arrivati via chat a Matteo Salvini e i complotti per attaccarlo. Nessuno ha detto mai nulla dal centro-sinistra. Silenzio assordante. Ma tra quelli che hanno voluto esprimere la propria rabbia rancorosa verso Matteo Salvini c'è Giovanni Veronese, regista, che con una serie di tweet lancia strali contro Matteo Salvini e minaccia la fuga da Roma dopo i cortei del 2 di giugno. E dice, scrive questo: dunque, caro Salvini, il 2 giugno i fiori al Milite Ignoto li porta il Presidente della Repubblica. Tu chi sei? E quando vedo questi attacchi sembra di sentire Chef Rubio, quel rancore rabbioso che non si capisce perché sia a questo livello. Tu chi sei? Sei solo un onorevole che fa male il suo mestiere e ha fatto peggio quello di ministro, quando scelleratamente qualcuno ti ha chiamato a farlo. Stai calmo, no? Scrive in un tweet, stai calmo, no? Ma lui forse è una delle persone più calme che io abbia mai conosciuto, no? E poi dice, dunque io me ne vado via da Roma un'altra volta. Quello che ho visto ieri in piazza è stato qualcosa di schifoso, schifoso e pericoloso per la comunità. Per di più, offensivo della Repubblica. I contagi risaliranno di sicuro per colpa di quegli irresponsabili. E poi dice, dunque, Salvini è un irresponsabile. Non è in grado di guidare nessun partito. Lo ha dimostrato ieri. È privo di qualsiasi tipo di rispetto verso la Repubblica. Arrogante, pericoloso per la società. Questo
pericoloso per la società, arrogante. Voi avete visto Matteo Salvini essere una persona arrogante? Io personalmente non l'ho mai visto arrogante. Pericoloso per la società. E qualcuno ha ancora il dubbio se mandarlo a giudizio, quindi avete capito. Lui lo reputa pericoloso, quindi bisogna incastrarlo in maniera con la giustizia, mandarlo in prigione, in quanto secondo lui sarebbe pericoloso. Avete capito la pericolosità di questo pensiero? Questo è un pensiero pericoloso. Qui non è Matteo Salvini pericoloso per la società. Per la società è pericoloso pensare di sconfiggere una persona che odi mandandola a giudizio. Ma lui, probabilmente questo signore non lo capisce, probabilmente se si soffermasse a pensare e a ascoltare questo video, probabilmente comincerebbe magari a riflettere, o forse no, forse la rabbia verso Matteo Salvini è così alta, vedendo Salvini una minaccia per la società. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.